Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima vanilla, la Pizzacraft. Ho deciso di iniziare una vanilla perché mi piaceva e mi è sempre piaciuto. Oggi non c'è hamburger, però non importa, lo inviteremo comunque in futuro. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi. E soprattutto scrivete nei commenti se volete che faccia qualcosa o no. Vabbè, adesso ho appena iniziato, quindi non ci aspettiamo niente di niente di troppo esagerato. Prendiamo il legno, ci facciamo gli utensili, cerchiamo di dare il nostro massimo. Poi vi dico ragazzi, io non sono molto bravo a costruire, però tra tutorial e imparare e poi magari anche hamburger, perché lui è abbastanza bravo a costruire, riusciremo a fare qualcosa di decente, diciamo. Ok, poi facciamoci una bella accetta, perché lei accetta sempre di essere creata. Ok, no, era una battuta brutta, però non importa. E ci facciamo gli utensili. Spero che non lagherà, spero che non ci siano problemi, poi niente di che. Ok, ci facciamo anche un po' gli utensili in pietra. Non ci può mancare il nostro bellissimo cibo. E iniziamo la nostra esplorazione. Boh, andiamo di lì, poi spero di trovare un villaggio più che altro, perché voglio stanziarmi lì vicino. Ok, allora ragazzi, sta arrivando notte, quindi facciamoci un letto, così dormiamo e i mostri non spawnano, perché io odio i mostri, soprattutto i creeper che fanno esplodere tutto. Però vabbè, questo facciamocelo anche di colorato, visto che ho preso il fiorellino. Voilà. Ok, togliamo anche, oh, ce lascia, togliamo la crafting e ripartiamo con l'esplorazione. Non sapete ragazzi che noia. Ok, craftata la barca, ci andiamo a inficcare nel mare, che sinceramente non avevo proprio voglia, ma noi ci andiamo comunque. Ok, preso un po' di carbone, ci rincamminiamo verso la ricerca di un villaggio, visto che non l'abbiamo ancora trovato. No, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok, allora iniziamo subito a prendere, a saccheggiare, prendere in prestito, ecco, salve signor villager, un pochetto di roba dal villaggio. Vabbè, le mucche non ci servono. Allora, Iron Golem, ti spiego una cosa. Qua i player dominano anche sui golem, quindi tu dovrai schiattare. Lo so, è brutta come cosa, ma è la verità. È molto alto il suono, forse voi lo sentite esagerato. Scusatemi per questo. Muori. Muori. Ah, vedi che a cantare la canzoncina. Ok, benissimo. Vediamo qua cosa c'è, ma prendiamocelo questo forno, che mi sembra che non si possa craftare. Si può craftare? Non lo so, vabbè, noi lo prendiamo comunque.
Signor villager, lei non vende niente. Ah, già che quelli senza vestito non vendono niente. Mangiamo, se no non posso correre. Prendiamo un pochino di fieno. Ok, bene, ora ci craftiamo un pochettino di pane, giusto così. Vediamo quanto ne facciamo, secondo me un'eternità. Allora, 50, oddio. Iniziamo. Quindi uno stack di pane già. Un altro stack. E poi quello che ci rimane sa... Ah, 20, bene. Dai, che sono esatti, sì, benissimo. Non ho visto nelle casse, però, no, però non avevo manco viste tante casse, quindi... Vabbè, vado a controllare. Quella casa lì l'ho già vista. Ok, là sopra non sono andato a guardare effettivamente. La campana che faccio? Me la prendo? Ma no, tanto incontro altri villaggi nel futuro per prendere una campana. Lo so ragazzi, è bella, però vabbè. Qua sono già andato invece, sono stordito. Oh, ma una cassa? Vabbè, un villaggio così povero lo trovo solo io, mi sembra giusto. Ah no, una cassa. Patate, guarda, utilità, va bene, prendo, dai. Se devo fare un orto o qualcosa, almeno ce li ho. E... ma speriamo, volevo anche in realtà trovare un portale abbandonato, però... va bene anche così. Ma direi di iniziarci a fare una casetta, che dite voi? O me la faccio un pochino in un posto più bello? Però, dai, una pianura così, guarda, me la faccio lì, dai. Non so, io ragazzi non sono bravo a costruire, ve l'ho detto, però questa la farò a sentimento, senza guardare niente. Quindi non so come verrà, potete commentarmi, fare quello che volete. Vabbè, dai, prendiamo solo un po' di materiali e poi iniziamo la costruzione. Ok ragazzi, ho preso un quintale di legna, ma mi sono accorto che il posto che avevo deciso prima faceva molto schifo. Quindi alla fine ho deciso di fare una casetta qui. Facciamoci una pala, perché devo togliere tutta questa immondizia che... cioè, più che altro rendere il terreno un pochino più piatto. Una bella paletta in pietra. Liberiamo e poi inizio. La faccio affacciata al mare e subito ho pensato di fare la realtà tipo sul mare, non lo so. Però non ne sono capace, quindi facciamo una casa normale e mi sembra assolutamente giusto. Se non siete d'accordo, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like anche se non siete d'accordo. Sì, punto e basta. Ok, mettiamo la porta e iniziamo a fare il pavimento e poi anche il tetto. Vi devo dire la verità, inizialmente l'ho fatta un po' a caso, ma le misure mi sono venute abbastanza giuste, quindi sono felice. Accidenti, mi manca una pietra, devo prenderla. Ah. Boh, acqua. Giusto perché non ci avevo già il mare vicino. Ok, Minecraft, ok. Mica che rumore. Ah. Buona la caverna, però. Ok, no, è una schifezza.
Mi non vedo l'ora che sta pioggia finisca, perché veramente. E andiamo a prendere un botto di pietra. Ma comunque qua, ragazzi, penso di farci magari un futuro magazzino, una futura miniera, visto che sto facendo un sacco di spazio. Boh, vedrò. Oh no, notte. Che bella, la pioggia è finita. Benissimo, ragazzi, ci manca solo l'arredamento e la casa è finita. Beh, due piani non ci sarebbero male, eh? Ma sì, potrebbe essere un'idea. Devo andare a prendere un pochetto di materiali. Che noia. Ok, raga, volevo solo scraftare la fornace, quella strana, eccola. E voilà. Dai, per ora è una casettina, non ho fatto niente di che. Spero che vi piaccia. Poi in futuro faremo tante altre cose in questa vanilla, la voglio rendere spettacolare. E mi raccomando, spero che questo video vi sia piaciuto. E anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate like, perché è molto importante. Perché comunque, se non vi è piaciuto, l'avete guardato. Quindi sono contento anche solo per quello. E ciao!